In occasione della festa della Polizia Municipale, il comandante di Salerno Rosario Battipaglia è intervenuto sulla lunga serie di incidenti stradali avvenuti nel capoluogo. Ognuno deve fare il proprio ruolo, dice. Noi vigili in primis, ma anche la cosa pubblica e i cittadini. È un periodo particolare legato a questa sicurezza stradale e legato a questi incidenti che purtroppo ci dannano perché non siamo contenti di tutto quello che avviene. Quindi perciò l'ennesimo appello a tutti i concittadini di mantenere una condotta prudente. Dobbiamo portare a casa la pelle, la vita, che è la cosa più fondamentale, la cosa più importante. Nel 2022 abbiamo rilevato 721 incidenti, più della metà con feriti, due mortali, e questo non va bene. Non va bene, vorremmo rilevarne molti in meno per tutti quanti noi, e vorremmo fare meno verbali al codice della strada, per tutti quanti noi, però noi facciamo il nostro dovere, i nostri compiti istituzionali, e niente, auguriamoci soltanto che questi incidenti comincino a calare. Ci sono delle cose da mettere in atto da parte dell'amministrazione, stiamo cominciando, abbiamo cominciato con l'autovelox e andremo avanti.